Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanziani. Anziani e bambini insieme, anche per evitare di sprecare il cibo nelle scuole. Gli anziani bisognosi sono i nuovi ospiti delle mense scolastiche di Milano. L'idea era nata per affrontare lo spreco di cibo nelle scuole e la povertà crescente. Ma è stato nel mettere a punto questo progetto che è arrivato il passaggio successivo, mettere i nonni a tavola con i bambini. Gli anziani poveri del quartiere, seduti in mensa con gli alunni della scuola elementare, quelli che potrebbero davvero essere i loro nipoti. Per ridurre ancora di più lo spreco di cibo, per dare agli anziani soli un'ora di calore e chiacchiere con i bambini, per insegnare ai bambini il valore della solidarietà. I presidi delle scuole elementari milanesi riceveranno una lettera degli assessori all'istruzione e al welfare, che chiedono la disponibilità di ospitare a pranzo 4 o 5 anziani soli del quartiere, su segnalazione degli uffici delle politiche sociali almeno una volta a settimana. Si partirà nelle ultime settimane dell'anno scolastico per ricominciare poi a settembre. Serve anche ricostruire una rete sociale, dai progetti di vicinato solidale fino a questo passo in più, il pranzo in un ambiente allegro come una scuola. L'aiuto tecnico per il progetto dei nonni nelle mense è nelle mani di Milano Ristorazione, che ha fatto partire un altro pezzetto del progetto Io non spreco. Ai bambini delle scuole elementari e medie che aderiscono all'iniziativa è stato distribuito un sacchetto in cui ognuno potrà mettere tutto ciò che resta sul vassoio del pranzo e che si può conservare a temperatura ambiente per portarlo a casa. La prevenzione che viene fatta a livello territoriale per i pazienti anziani che hanno problemi di incontinenza. Esistono comunque delle linee guida ben definite che in cui sono definiti tutti gli attori che possono entrare nel tema dell'incontinenza, che non per forza devono essere gli urologi o i ginecologi, ma a iniziare dal medico di base, a iniziare dai caregiver sul territorio, a iniziare da chi è coinvolto in tutte le varie strutture di tipo di riabilitazione per quello che è una definizione del problema iniziale. Dopodiché devono esistere dei centri di secondo livello, che sono dei centri specialistici nei quali, quando il problema non si è risolto con un approccio farmacologico, può essere risolto con degli approcci più invasivi, ma che esistono e che funzionano. Si parte dai trattamenti di tipo riabilitativo, e questi, per dire, possono rappresentare la categoria di donne giovani postpartum, si passa a trattamenti farmacologici, dove purtroppo da noi in Italia ne vengono passati solamente pochi e gli altri sono a pagamento a carico del paziente, quindi questo è un altro dei problemi, per cui c'è una scarsa compliance rispetto a questi trattamenti, e invece si arriva a dei trattamenti, come dicevo, di tipo specialistico, che vanno da una protesica per un certo tipo di incontinenza, l'incontinenza da sforzo, e invece vanno ormai a dei sistemi molto raffinati di neurostimolazione tipo pacemaker, che vengono impiantati per quello che riguarda altri tipi di incontinenze che hanno una situazione alla base dove esiste uno sbilancio di tipo neurologico. Un'indagine sul cibo servito negli ospedali è l'iniziativa del Policlinico Gemelli con uno chef d'eccezione. 3 pazienti su 10 rischiano la malnutrizione in ospedale. Sono i dati che emergono da uno studio dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni, che sottolinea come a rischio di malnutrizione siano soprattutto i ricoverati fragili e gli anziani. Già nel 2009 la Conferenza Stato-Regioni aveva elaborato delle linee di indirizzo per la ristorazione ospedaliera, con l'obiettivo di migliorare il rapporto con il cibo, creare le condizioni perché anche chi sta male riesca a mantenere il gusto per mangiare. Le linee guida si concentrano su 2 problemi principali. Il primo è l'orario con cui vengono serviti i pasti, decisamente troppo presto rispetto alle abitudini quotidiane dei pazienti. Il secondo è la qualità dei cibi. In questo panorama, il Policlinico Gemelli di Roma, in collaborazione con il celebrato chef Heinz Beck, ha creato il sito gemellifornelli.it, che permette di seguire i problemi alimentari per chi è ricoverato e per chi viene dimesso. È un aiuto anche per chi è semplicemente alla ricerca di suggerimenti utili per una dieta o per la corretta alimentazione in caso di malattie o altri disturbi della salute. ATM Milano, abbonamenti scontati per gli anziani, ma non nelle ore di punta.
L'azienda dei trasporti pubblici di Milano, ATM, farà degli sconti per gli over 65 che prendono i mezzi dopo le 9.30. Alla base della proposta c'è anche un'indagine della stessa ATM, secondo cui emerge che gli anziani si spostano con i mezzi pubblici soprattutto dopo le 10.30. La nuova offerta sarebbe quindi al di fuori della cosiddetta fascia di punta degli spostamenti. Il nuovo abbonamento mensile destinato ai passeggeri anziani costerà, se il piano sarà approvato definitivamente, tra i 22 e i 25 euro. Il comune intende recuperare molti abbonati, circa 28.000, che avrebbero interrotto l'abbonamento dopo la manovra di settembre. Oggi la tariffa mensile per gli anziani si divide in diverse categorie. 16 euro chiesti ai pensionati fragili e meno di 30 euro chiesti agli over 65 con ISEE superiore ai 20.000 euro l'anno. Sarà la maggioranza del Consiglio Comunale poi a decidere se inserire un tetto di reddito per accedere al nuovo sconto. Le risorse per finanziare l'operazione dovrebbero essere prese dai soldi accantonati nel bilancio 2013, pari a circa 6 milioni di euro. Il pacchetto di agevolazioni dovrebbe costare circa 1,5 milioni di euro. L'importanza della diagnosi precoce nelle malattie croniche, anche grazie all'uso della spirometria. Sono malattie che si riscontrano nell'anziano, ma che affondano la loro origine anche 20-30 anni prima. Stili di vita inadeguati, il fumo di sigarette in particolare, le esposizioni professionali, l'inquinamento atmosferico, ma il fumo di sigaretta soprattutto, per quanto riguarda la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, giocano un ruolo fondamentale. Il soggetto potenzialmente portatore di questa patologia, avendo un'abitudine dannosa, che sa essere dannosa, rifiuta di per sé il concetto di prevenzione, perché il primo consiglio che naturalmente scaturirebbe è quello: smetti di fumare. Per cui sottovaluta, minimizza a se stesso i sintomi per evitare di avere rimproveri di questo tipo. E allora la malattia va avanti, e solo quando poi si hanno manifestazioni evidenti come la dispnea, cioè la mancanza d'aria, l'affanno dopo sforzi anche moderati, oppure episodi acuti di tosse o la dispnea notturna, quindi impossibilità di riposare, allora scatta l'allarme, si va dal medico, si fanno gli esami. Ma è troppo tardi, bisognava partire tanti anni prima. E l'esame che ci consente di chiarire questa diagnosi è la spirometria. La spirometria non è come l'elettrocardiogramma, è il corrispettivo dell'elettrocardiogramma per la funzione respiratoria, ma mentre elettrocardiografi ne troviamo centinaia, migliaia, ovunque, spirometri ne troviamo purtroppo pochi sul territorio. E ci sono anche un po' delle liste d'attesa in molte regioni d'Italia perché non c'è una diffusione capillare, e questo ritarda l'esecuzione, questo rinvio scoraggia il paziente che non va. Grazie per averci seguito, buona serata.